L'arcivescovo di Monreale, Monsignor Michele Pennisi, vescovo uscente della diocesi di Piazza Armerina, è giunto a Caltagirone per prendere parte al corso di formazione all'impegno sociale e politico promosso e organizzato dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e il Lavoro. Al corso, che si articola in 8 incontri, hanno preso parte esperti e studiosi del pensiero di Sturzo. Il sacerdote di Caltagirone, sociologo e prede che fu prosindaco di Caltagirone e fondatore del Partito Popolare Italiano. L'assemblea si è svolta nella sala conferenza del seminario vescovile di Caltagirone ed ha preso parte anche il vescovo della diocesi calatina, Monsignor Calogero Peri. L'arcivescovo della diocesi di Monreale, Monsignor Michele Pennisi, profondo conoscitore del pensiero di Sturzo. Oggi sono a Caltagirone, a Villa San Bartolomeo, una villa legata alla memoria di Sturzo, perché è stata donata da Sturzo, dove Sturzo ha conosciuto per la prima volta l'opera dei congressi, per parlare di Sturzo e di come è stato attuatore della dottrina sociale della Chiesa, a partire dalla Rerum Novarum. Ma Sturzo, la dottrina sociale della Chiesa, ha cercato di concretizzarla attraverso il suo impegno culturale, sociale e politico, come organizzatore di casse rurali, di cooperative di contadini e di operai, come prosindaco di Caltagirone, poi come segretario del Partito Popolare Italiano e infine come studioso di scienze sociali attraverso tutte le opere che ha scritto durante l'esilio. La figura di Sturzo è una figura importante, perché Sturzo ha realizzato la dottrina sociale della Chiesa, non soltanto l'ha teorizzata. E Sturzo anche ha dato un contributo, dall'esilio alla nostra Costituzione. Proprio per questo anche fu nominato da Einaudi senatore a vita. Quindi conoscere Sturzo, che agì come uomo di pensiero e pensò come uomo di azione, mi pare importante anche per questo corso di dottrina sociale della Chiesa.